Salve a tutti, in questa lezione nella quale continuo a svolgere tematiche inerenti al concorso docente 2020, desidero parlare della centralità. Allora, scriviamo concorso 2020, scuola, centralità dell'apprendimento. Vi ringrazio, insomma, per quanti di voi stanno seguendo queste video lezioni. Sono certo, insomma, che tutti i materiali che vi sto dando sono decisamente importanti per prepararsi al concorso. C'è chi mi chiede consigli se è meglio comprare l'edizione Edises piuttosto che l'edizione Simone, eccetera, eccetera. Io vi dico come consiglio che sicuramente un testo di riferimento può essere utile e sicuramente poi per superare un concorso tutto fa brodo, nel senso che gli argomenti sono talmente tanti e talmente vasti che un libro solo non può essere magari sufficiente per prepararsi in maniera adeguata al concorso, considerando anche che in alcune classi di concorso ci saranno molti partecipanti e diciamo, il punteggio minimo per superare la prova potrebbe anche essere molto elevato. Allora, ovviamente, in questo contesto diventa importante avere quel valore aggiunto che può essere dato dalla conoscenza a 360 gradi di tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, che è un mondo veramente vasto. Cioè, io personalmente, come vi ho spiegato in tante occasioni, ho vinto quattro concorsi, di cui due TFA e uno di concorso a cattedra per diventare il ruolo. In uno mi sono specializzato nel sostegno, in uno mi sono abilitato nella classe in una CDC, in un altro ho vinto il concorso docenti. I concorsi sono stati più o meno difficili, anche perché io sono entrato proprio nel periodo successivo alla riforma che ci fu con la Fornero, quindi i pensionamenti furono postdatati, cioè furono essenzialmente rimandati, e si creò un imbuto per il quale non ci fu un ricambio dei docenti che andavano in pensione, quindi essenzialmente le new entry, i nuovi professori, i professori richiesti erano decisamente pochi e nel mio caso, insomma, le selezioni furono davvero feroci. In una di esse, solo nella prova preselettiva relativa alla mia classe di concorso in un TFA passammo in 7 su 400, solo per darvi un'idea di massima su quello che ho dovuto passare, su quello che sono riuscito a raggiungere. Successivamente ho preparato docenti, i quali sono tutti, dico tutti, sono stati tutti vincitori di concorso, e quindi devo dire che nella mia esperienza, sia personale, sia diretta che indiretta, sono riuscito, contrariamente, insomma, ai dubbi che mi venivano, riguardo, ma sarò abbastanza preparato, sarò abbastanza capace, sarò capace di superare il concorso, sarò capace di aiutare gli altri a superarlo, eccetera, eccetera, devo dire che io sono una persona che essenzialmente si pone tanti dubbi, e secondo me chi si pone dubbi è una persona intelligente, perché dubita anche di se stesso nella vita. È giusto, diciamo, dubitare, è giusto mettersi in gioco, è giusto cercare di affrontare le problematiche, e secondo me l'unico modo, insomma,
per essere vincenti è quello di avere sempre una relativa motivazione e autostima relativamente alte, per cui soprattutto la motivazione è quell'elemento che ci può dare aiuto e continuità nel percorso di apprendimento, di studi, di preparazione. Allora, in questo caso oggi voglio prendere richiamare un testo dell'UNESCO del 1996, nel quale si trattava il tema dedicato all'apprendimento. Ed essenzialmente furono identificati quattro ambiti: 1, 2, 3 e 4, relativi a imparare a conoscere, imparare a vivere insieme imparare a fare e imparare ad essere. Ovviamente per arrivare a questo ci vuole un grande impegno, perché ci sono contenuti relativi a conoscenza, cittadinanza, acquisire competenze, quindi scriviamo competenze, abilità, rielaborazione del vissuto lavorativo, rielaborazione, vissuto lavorativo, padronanza, autonomia, eccetera, eccetera, eccetera. L'oggetto quindi fondamentale è l'apprendimento, dentro al quale essenzialmente molti miei colleghi, forse sui testi ufficiali troverete più questa parola, educazione. Cioè, quando ci sono dei testi non in lingua italiana, nello specifico in lingua inglese, la maggior parte saranno tutti in lingua inglese, ovviamente le traduzioni che arrivano a noi sono delle traduzioni che sono anche delle interpretazioni, cioè non c'è una proprietà univoca per cui una determinata parola significa esattamente, una determinata parola in inglese significa esattamente una determinata parola italiana, quindi non c'è una corrispondenza univoca. Piuttosto bisogna calarsi nel contenuto e cercare di capire insomma il senso e comprendere quale parola italiana possa meglio tradurre il contenuto in quel contesto. Quindi a mio avviso è l'apprendimento che ha un ruolo centrale. Ecco perché ho iniziato diciamo, questo video scrivendo centralità dell'apprendimento, che il quale porta all'educazione di soggetti. Continuiamo quindi a parlare di questo apprendimento. Quali sono le finalità e le opportunità? Finalità, opportunità. Sicuramente abbiamo detto educazione di soggetti, la conoscenza, il fare, la condivisione con altri. Nell'apprendimento è anche fondamentale, l'aspetto della responsabilità.
Queste aree, quindi, compongono l'essere nella sua esistenza reale. Benissimo. Ovviamente, relativamente alla conoscenza, posso dire che essa non è innata. Ma ha bisogno di una situazione, di un contesto oggettivo di tipo culturale per cui la conoscenza possa essere trasmessa e l'apprendimento è la condizione primaria. Quindi, conoscenza non è innata, viene trasmessa. Attraverso l'apprendimento. Ovviamente la conoscenza e la trasmissione e in particolare l'apprendimento che cosa presuppone? Che questa frase che adesso dico si trova spessissimo anche quando vengono stilati i programmi, cioè il contenuto che si riesce a dare agli studenti. Un contenuto molto importante da trasmettere agli studenti. Che li rende anche liberi è l'imparare ad imparare. Ovviamente come? Quali sono gli strumenti? Attraverso che cosa? Attraverso l'esercizio, che quindi deve essere guidato e personalizzato, perché ogni individuo, ogni studente è specifico nel suo essere. Ovviamente nell'esercizio è fondamentale la concentrazione, la quale anch'essa deve essere lavorata, deve essere guidata. L'insegnante è una guida, ovviamente, per lo studente in questa concezione. Ovviamente la concentrazione è intimamente collegata con la memoria, quindi con il cervello, con la capacità di memorizzare determinati dati e ovviamente questi dati poi possono venire rielaborati e quindi c'è un'ulteriore fase che è quella della riflessione. E in tutto ciò, ovviamente, questo è quello che serve per imparare ad imparare. Ovviamente quindi l'apprendimento non è un puro formalismo, ma ha delle componenti che sono fondamentali e all'interno di queste componenti, diciamo che vi faccio questa metafora, per far camminare una macchina, qual è l'energia che utilizziamo? L'energia chimica del gasolio o della benzina piuttosto che del GPL o del metano, la quale crea questa energia, viene trasformata meccanicamente nella possibilità di produrre lavoro e il motore, l'automezzo, l'autoveicolo riesce a fare il suo dovere. Ovviamente l'energia vitale, la linfa che deve essere data a tutto ciò affinché possa essere movimento è un'energia che io chiamo di tipo energia apprenditiva. Ovviamente non si può raggiungere obiettivo alcuno se non c'è volontà, energia
disponibilità al sacrificio, disponibilità a mettersi in gioco, volontà di crescere, di imparare e di non accontentarsi. Quello che sto dicendo oggi rispecchia ovviamente, sicuramente, quello che troverete in letteratura. E sicuramente c'è anche una parte, è giusto che io ve lo dica, ma penso che già l'abbiate capita, c'è una parte mia personale, soggettiva, per la quale io vi sto dicendo anche dei miei pensieri a riguardo, ossia dei pensieri che sono, a mio avviso, fondamentali per raggiungere degli obiettivi, e queste, cioè determinate cose, purtroppo non si trovano nei manuali. Cioè, nel manuale, essenzialmente, non esiste un manuale che ci dice come vivere bene, come essere felici, come vincere i concorsi, come gestire meglio il nostro tempo. Secondo me, è ovvio che per raggiungere obiettivi così alti, così elevati, non basta un manuale, ci vuole sicuramente tanta tanta umiltà, ci vuole tanta volontà, tanta disponibilità a mettersi in gioco, a lavorare, ad essere costanti, a confrontarsi, a desiderare di crescere, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa aggiungere a quello che ho detto? A mio avviso è importante parlare. Voglio parlare oggi della piramide di McClelland, la cui piramide, che adesso vi rappresento. Allora, McClelland, così se volete ve lo andate a leggere, nel 1973 ipotizza questa struttura a triangolo. Stavolta, per fare prima, dato che io non sono bravo a fare le figure, posso utilizzare qualche strumento. Ok. Allora, all'interno di questa piramide usiamo il giallo che ha più contrasto. Ci sono questi elementi. Allora, comportamenti e quindi azioni. Sotto, abilità. Conoscenza, alla base, le attitudini e le caratteristiche personali. La somma di questo, più questo, più questo, più questo è il risultato dei comportamenti e delle azioni. Allora, quindi, in particolare, tra gli autori che si sono occupati, dedicati e preoccupati dello studio del rapporto tra personalità ed educazione, David McClelland, al quale viene attribuito il merito di aver modificato con i suoi studi gli orientamenti educativi riguardanti la formazione del personale, questo David McClelland propone una modalità di indagine basata su studi specifici della personalità, con particolare riferimento al concetto di attitudine e attitudes in inglese. Quindi il tema è quello che la formazione personale è adeguata in funzione alle prestazioni future che dovrà assolvere? Questo problema, secondo l'autore, andava affrontato. E quindi McClelland, che fece, propose un test basato sul concetto di competenza e, secondo questa piramide,
cioè alla base di questa piramide c'erano le dimensioni naturali del soggetto costituite da caratteristiche personali e attitudine. Nella parte mediana della piramide ci sono le caratteristiche tipo culturale, quindi quelle relative all'acquisizione della conoscenza e delle abilità, e al vertice ci sono le prestazioni che definiscono le azioni che vengono concretamente realizzate. In questa visione, quindi, l'analisi dell'intelligenza è accompagnata dall'insieme delle altre caratteristiche che compongono la personalità del soggetto o il soggetto in azione. Ovviamente ci sono una pluralità di elementi che definiscono il quadro della personalità e questi studi dimostrano che è importantissima la valutazione dello sviluppo della intelligenza. Valutazione, sviluppo, intelligenza. L'intelligenza in particolare, considerando anche che la nostra mente, la nostra parte grigia, è modificabile ed è sviluppabile, ok? Si modifica grazie ad attitudini e motivazioni e quindi il concetto per cui l'intelligenza si sviluppa ed è anche neurologicamente dimostrato, ok? Grazie a nuove crescita di nuove sinapsi, ma soprattutto allo sviluppo, scusate, all'aumentare dei neuroni, ma soprattutto allo sviluppo di nuove trasmissioni tra questi neuroni, quindi allo sviluppo di nuove sinapsi, ok? E quindi lo sviluppo dell'intelligenza è intimamente collegato alla complessità delle relazioni e della personalità. Quindi la scuola deve essere in questa chiave disponibile ad accettare una visione di sviluppo, quindi scuola deve essere orientata allo sviluppo complessivo del soggetto, considerando anche lo sviluppo dell'intelligenza, che deve essere orientata. Diciamo che qui potrebbero entrare, ci sono delle parole collegate, quali educazione, metodologie didattiche. Socialità, eccetera, eccetera. Benissimo. Io con questa lezione di circa 20 minuti vi saluto. Spero che di non aver disatteso le vostre aspettative nei confronti, insomma, di questo corso. È ovvio che mi richiede tanta fatica, tanto studio e un surplus di lavoro, però lo faccio volentieri perché, soprattutto grazie a tutte quelle persone che mi riempiono di messaggi, vi ringrazio, mi motivano in realtà, cioè se si sta sviluppando un'interdipendenza positiva tra me e voi. Allora io sto lavorando e sto utilizzando, investendo il mio tempo proprio perché si è creata una relazione buona, positiva, orientata verso l'apprendimento, la cultura, la formazione, l'informazione e il confronto. Ovviamente sono quasi certo che mi ritrovo ad andare controcorrente perché quale in quanto anch'io sono un utilizzatore di YouTube, vedo che i video più visti sono quelli relativi a chi gioca o a chi gioca meglio alla PlayStation, piuttosto di chi riesce a craccare un gioco, piuttosto a chi parla di che cosa accade se si mangia per una settimana solo pizza.
colleghi e studenti, non ve la prendete con quello che dico, però io sto analizzando anche la nostra realtà, anche la nostra società e sto cercando di collocarmi e di orientarmi e di dire sì, ma i miei video rispetto a quelli che girano su YouTube, che caratteristiche hanno? Beh, io non so se posso definirli culturalmente validi, però i video che spesso hanno maggior successo sono quelli relativi a questioni veramente culturalmente modeste. Ripeto, non può, a mio avviso, non è normale che nella nostra società possa avere 1 milione di visualizzazioni e di pollici in su messi anche da me, da noi, da me. Ci metto, voglio pensare che anch'io sono il responsabile di quello che sta accadendo nella nostra società. Non ci possono essere 1 milione di visualizzazioni su un video in cui si dice: vediamo che succede se mangio per una settimana solo sushi. Ma poi non è che viene, è un video scientifico nel quale si analizzano le caratteristiche, le proprietà proteiche, i valori nutrizionali piuttosto che gli ingredienti, quindi i conservanti che possono essere anche cancerogeni, eccetera, eccetera. È un valutare la cosa veramente in superficie, veramente in superficie, nella quale essenzialmente che cosa succede? Si analizza il fastidio che la persona ha di sopportare il fatto di mangiare per una settimana solo sushi piuttosto che solo pizza, piuttosto che non prendere il caffè per 5 giorni. Cioè, questi sono i video che circolano su YouTube e che spopolano. Mi rendo conto di far parte di una minoranza, spero che con il tempo le cose possono cambiare, spero che invece ci sia la volontà da parte nostra, di tutti noi, di cambiare in minima parte anche la nostra società che è orientata, scusate il termine, verso le cazzate. Ok? Cioè, a mio avviso è importante ed è ora che cominciamo ad aprire gli occhi, che cominciamo ad orientare le nostre potenzialità, le nostre capacità, la nostra mente verso qualcosa di significativo e di costruttivo per il nostro futuro e per la nostra società. Io con questo vi ringrazio, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché inserirò sempre nuovi video relativi ovviamente al concorso 2020. Mi perdonerete se all'interno di questi video aggiungerò delle considerazioni personali, non posso fare altrimenti perché la mia personalità, ovviamente, come insegnante si manifesta anche durante il fare lezione e quindi ovviamente non sarò una persona che a livello nozionistico vi dirà fate il DSM, vedete il DSM, vedete il CDH piuttosto che l'UNESCO, l'ONU, la metodologia per competenze, le learning, le TIC, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo cominciare a fare un processo di evoluzione per il quale noi non ci dobbiamo ridurre ad esseri quali computer che immagazzinano solo dati senza poterli rielaborare, ma dobbiamo sempre contestualizzare il tutto per avere una visione sicuramente d'insieme, per avere sicuramente una cultura, per poter elaborare questa cultura in direzione della saggezza. Ripeto, vi ringrazio tanto perché alcuni di voi sembra che stiano tanto apprezzando quello che faccio e io sto facendo tutto questo soprattutto per quelle persone che apprezzano i miei contenuti. Vi auguro davvero una buona giornata, un caro saluto da Francesco Samani.